Il castello sorge proprio sull'orlo di un tremendo precipizio. Un sasso gettato dalle finestre cadrebbe per 1.000 piedi prima di toccare terra. Fin dove si spinge lo sguardo, non c'è che un mare di verdi cime di alberi, interrotto di tanto in tanto da profonde fenditure in cui si aprono abissi. Qua e là si vedono fili d'argento, i fiumi che serpeggiano in gole incassate tra le foreste. Ma non sono nello stato d'animo adatto a descrivere la bellezza, perché dopo aver visto il panorama ho proseguito la mia esplorazione. Porte, porte, porte ovunque, e tutte chiuse e sbarrate. Nelle mura del castello, se si escludono le finestre, non esistono vie d'uscita praticabili. Quando ho scoperto di essere un prigioniero, sono stato preso da una violenta furia. Ho fatto le scale di corsa, su e giù. Ho tentato di aprire tutte le porte, ho guardato da tutte le finestre che trovavo, ma dopo un poco sono stato completamente sopraffatto dalla consapevolezza della mia impotenza. Adesso, poche ore dopo, ripensando a quei momenti, credo di essere stato pazzo, perché mi sono comportato come un topo in trappola. Quando tuttavia sono arrivato a persuadermi della mia impotenza, mi sono seduto tranquillamente. La calma con cui agisco sempre nella vita. E ho cominciato a riflettere sul da farsi e seguito a pensarci, ma ancora non sono giunto a una conclusione. Di una sola cosa sono certo, ed è che sia assolutamente inutile esporre le mie idee al conte. Egli sa benissimo che io sono prigioniero. È lui che mi ha reso tale e ha senza dubbio i suoi motivi per questo. Quindi non farebbe che ingannarmi maggiormente se mi aprissi con lui. Per quanto ne capisco, farò bene a tenere per me le mie conoscenze e le mie paure, stando con gli occhi ben aperti. Vedo come stanno le cose. O mi lascio ingannare come un bambino dai miei timori stessi, o mi trovo in una situazione disperata. In questo secondo caso, ho bisogno, e avrò sempre più bisogno, di tutta la mia lucidità per cavarmela. Ero appena arrivato a questa conclusione, quando, sentendo chiudersi il grande portone di sotto, ho capito che il conte era ritornato. Non è venuto subito nella biblioteca. Allora io sono andato pian piano nella mia stanza e l'ho scoperto a rifarmi il letto. Questo era strano, ma non faceva che confermare quello che supponevo da tempo. Nella casa non c'erano servitori. E quando più tardi l'ho visto attraverso l'interstizio tra i cardini della porta, intento ad apparecchiare la tavola in sala da pranzo, ne ho avuta l'assoluta certezza. Infatti, se si occupa lui stesso di queste umili incombenze, questa è la prova sicura che non c'è nessun altro per farlo. Ho avuto un brivido di spavento, perché se nel castello non c'è nessun altro, deve essere stato il conte stesso a portarmi qui, guidando il Calesse. È un pensiero terrificante. Se è così, che significato ha il suo potere di domare i lupi, come ha fatto, tendendo semplicemente la mano, in silenzio? E come mai tutte queste persone a Bistritz e sulla diligenza sembravano avere tanta paura di me? Che cosa voleva dire l'offerta del crocifisso, dell'aglio, della rosa selvatica, del sorbo? Benedetta quella buona, quella ottima donna che mi ha messo al collo il crocifisso, perché il toccarlo mi dà forza e conforto. È strano che un oggetto che mi hanno insegnato a considerare con sospetto e come qualcosa di idolatrico possa essere di aiuto in un momento di solitudine e di difficoltà. C'è forse qualcosa nell'essenza stessa dell'oggetto, oppure è un veicolo, un aiuto tangibile che richiama alla mente pensieri compassionevoli, confortanti. Se sarà possibile, una volta o l'altra dovrò esaminare la questione e cercare di risolverla. Ma per il momento devo scoprire tutto quello che posso sul conte Dracula, perché questo può aiutarmi a capire. Può darsi che questa notte mi parli di sé, se saprò condurre la conversazione in quella direzione. Devo stare ben attento, però, a non destare i suoi sospetti. Mezzanotte. Ho avuto una lunga conversazione con il conte. Mi ha fatto qualche domanda sulla storia della Transilvania e l'argomento l'ha molto appassionato. Nel raccontare di fatti e persone, specialmente di battaglie, parlava come se fosse stato sempre presente. Mi ha poi spiegato questo
dicendomi che per un boiar l'orgoglio della casata e del nome è il suo stesso orgoglio, la loro gloria è la sua gloria, il loro destino è il suo destino. Parlando della sua casata, diceva sempre noi e usava il plurale come fanno i re. Mi piacerebbe poter trascrivere esattamente tutto quello che ha detto, perché per me era affascinantissimo. Sembrava contenere la storia intera del paese. Si eccitava nel parlare e si è messo a camminare avanti e indietro per la stanza, tirandosi i lunghi baffi bianchi e afferrando tutto quello che gli capitava sotto mano. Pareva volerlo stritolare a viva forza. Quando il conte si è allontanato, sono andato in camera mia. Poco dopo, non sentendo alcun rumore, sono uscito e ho preso lo scalone di pietra per raggiungere il punto da cui si può guardare verso sud. Quell'ampia distesa, per quanto a me inaccessibile, mi dava un certo senso di libertà, se la paragonavo alla corte angusta e tenebrosa. Ma guardando fuori mi sentivo davvero in prigione e mi pareva di aver bisogno di una boccata d'aria fresca, anche se notturna. Comincio a capire che questa vita notturna non mi fa bene, distrugge il mio sistema nervoso. Sobbalzo nel vedere la mia stessa ombra, sono ossessionato da ogni sorta di orribili fantasie. Dio sa se in questo maledetto posto non vi sono ragioni di atroci terrori. Osservavo il bellissimo panorama immerso in un tenero, dorato chiarore di luna, tanto che pareva facesse giorno. In quella morbida luce le distanti alture sembravano dissolversi. E le ombre delle valli e delle gole erano di un nero vellutato. Tanta bellezza bastava a rinfrancarmi, e in ogni mio respiro c'è pace e conforto. Nello sporgermi dalla finestra, il mio sguardo si è fermato su qualcosa che si muoveva al piano di sotto, alla mia sinistra, nel punto in cui, dalla disposizione delle stanze, immaginavo si affacciassero le finestre della camera del conte. La finestra davanti alla quale stavo io era alta e incassata in montanti di pietra, che sebbene consumati dal tempo erano ancora interi, ma da lungo tempo mancavano gli infissi. Riparandomi dietro l'intelaiatura ho guardato fuori con cautela. Quella che avevo visto era la testa del conte, la quale si sporgeva dalla finestra. Pur non scorgendone il viso, lo riconoscevo dal collo e dai movimenti del dorso e delle braccia. In ogni caso non potevo sbagliarmi sulle mani, che avevo avuto tante occasioni di esaminare. Da principio mi sono sentito interessato e quasi divertito. È meraviglioso come un nulla basti a distrarre un uomo prigioniero. Ma questa mia prima impressione si è trasformata in disgusto e terrore quando ho visto l'uomo emergere lentamente dalla finestra per mettersi a strisciare giù dal muro del castello, sopra quello spaventoso abisso, a faccia in giù. Il mantello spiegato intorno a lui, simile a due grandi ali. Non credevo ai miei occhi sul momento. Ho pensato che fosse uno scherzo del chiaro di luna, un qualche bizzarro gioco di ombre. Ma seguitando a osservare, ho capito che non mi ingannavo. Vedevo le dita dei piedi e delle mani aggrapparsi agli spigoli delle pietre, a cui il tempo aveva tolto la malta, e servirsi di ogni oggetto, di ogni asperità, per scendere a una velocità considerevole. Proprio come una lucertola si muove su un muro. Che razza di uomo è costui? O che specie di creatura è sotto sembianze umane? Mi sono sentito sopraffatto dal terrore che questo luogo orribile suscita. Sono spaventato, tremendamente spaventato. Per me non c'era scampo. Sono circondato da cose terrificanti di cui non oso neppure pensare. Soltanto di notte ho subito minacce o sono stato molestato. Mi sono trovato in pericolo oppure oppresso dalla paura. Non ho ancora visto il conte alla luce del giorno. È possibile che dorma quando gli altri vegliano e che sia sveglio quando gli altri dormono. Ma se soltanto riuscissi a penetrare nella sua camera. Ma non c'è modo. La porta è sempre sbarrata e io non vi posso accedere. Sì, invece, un modo c'è, ma bisogna avere il coraggio di osare. Dove il suo corpo è passato, non potrebbe passare un altro corpo. Perché non imitarlo e introdurmi dalla sua finestra? È un tentativo disperato, ma la mia condizione lo è ancora di più. Nel peggiore dei casi andrei incontro alla morte. Ma la morte di un uomo non è la morte di un vitello, e il temuto al di là potrebbe essere la mia salvezza. Dio mi protegga in questa impresa.
Addio, Mina, se cadrò. Addio, mio fedele amico e secondo padre. Addio a tutti e un estremo saluto a Mina. Lo stesso giorno, più tardi, il tentativo è riuscito e con l'aiuto di Dio sono ritornato sano e salvo nella mia camera. Devo scrivere subito tutti i particolari, con ordine, prima di perdermi di coraggio. Sono andato senza esitazioni alla finestra dell'ala sud e sono uscito immediatamente sullo stretto cornicione che gira intorno all'edificio da questa parte. Le pietre erano grosse e tagliate rozzamente, ma la malta che le univa era stata erosa dal tempo. Mi sono tolto le scarpe per avventurarmi su quella via disperata. Ho guardato in basso una sola volta per assicurarmi di non essere annientato da una subitanea visione di quello spaventoso abisso. Ma poi ho sempre tenuto lo sguardo lontano da esso. Conoscevo anche troppo bene la direzione e la distanza della finestra del conte e mi sono avviato da quella parte come meglio potevo, servendomi di tutti gli appigli. Non provavo vertigini. Ero troppo eccitato, penso, e mi è parso assurdamente breve il tempo impiegato per raggiungere il davanzale della finestra e sforzarmi di sollevarne l'intaraiatura. Ero in uno stato di tremenda agitazione. Tuttavia, quando abbassandomi mi sono fatto scivolare nell'interno, attraverso la finestra, i piedi in avanti. Subito mi sono guardato intorno in cerca del conte, ma con sorpresa e sollievo ho scoperto che la stanza era vuota e scarsamente arredata con strani oggetti in uno stile abbastanza simile a quello dell'appartamento a sud, e altrettanto coperti di polvere. Pareva che la mobilia non fosse mai stata usata. Ho cercato la chiave, che però non era nella serratura, e non sono riuscito a trovarla da nessuna parte. L'unica cosa che ho trovato in un angolo è un gran mucchio d'oro. Monete di ogni specie, romane, britanniche, austriache, ungheresi, greche, turche, tutte ricoperte da uno strato di sporcizia, come se fossero state a lungo sepolte sotto la terra. Nessuna di quelle che ho esaminato aveva meno di 300 anni. C'erano anche catene, gioielli, alcuni tempestati di gemme, ma tutti antichi e sudici. Dalla parte opposta della stanza c'era una pesante porta. Ho cercato di aprirla, poiché, non trovando né la chiave della camera né quella del portone esterno, lo scopo principale della mia ricerca, dovevo fare altre esplorazioni per non vanificare tutti i miei sforzi. L'uscio era aperto e attraverso un corridoio di pietra portava una scala a chiocciola che scendeva ripida. L'ho presa, procedendo con molta cautela perché era buia, appena illuminata da feritoie praticate nella spessa muratura. In fondo c'era un oscuro passaggio, una specie di galleria, da cui veniva un puzzo mortifero, nauseabondo, un odore di terra vecchia appena smossa. A mano che proseguivo, l'odore si faceva più vicino e pesante. Infine ho spalancato un'altra pesante porta che era socchiusa e mi sono trovato in un'antica cappella cadente, che doveva essere stata usata come luogo di sepoltura. Il tetto era a pezzi e in due punti c'erano gradini che portavano a cripte, ma il suolo era stato scavato di recente e la terra messa in grandi casse di legno, evidentemente quelle portate dagli slovacchi. Non vedendo nessuno, ho cercato un'altra uscita, ma senza trovarla. Allora ho esaminato ogni centimetro di terreno per non lasciarmi sfuggire nessuna possibilità. Dominando il terrore che mi attanagliava l'anima, sono sceso fino nelle cripte, dove la fioca luce penetrava a stento, e sono entrato in due di esse, ma senza vedere altro che frammenti di vecchie bare e cumuli di sporcizia. Nella terza, invece, la scoperta. Lì, in una delle grandi casse, che in tutta erano 50, sopra una massa di terra scavata di recente, giaceva il conte. Morto o addormentato? Non avrei saputo dirlo perché gli occhi erano aperti e impietriti. Ma non vitrei come quelli dei cadaveri, e le guance, nonostante il pallore, conservavano il tepore della vita, e le labbra erano rosse come sempre. Nessun segno di movimento, tuttavia né polso né respiro, né palpito del cuore. Mi sono chinato su di lui cercando di scoprire qualche traccia di vita, ma invano. Non poteva giacere lì da molto tempo, perché l'odore della terra svanisce in poche ore. Appoggiato a un fianco della cassa c'era il coperchio, perforato da diversi buchi. Ho pensato che il conte potesse avere le chiavi su di sé, ma nell'accingermi alla ricerca ho visto quegli occhi morti, e in essi, per morti che fossero,
Una tale espressione di odio, anche se non era consapevole di me o della mia presenza. E sono fuggita da quel luogo e uscendo dalla stanza del conte attraverso la finestra, mi sono arrampicato di nuovo lungo il muro del castello. Raggiunta la mia camera, mi sono gettato ansimante sul letto, sforzandomi di pensare.